Uscire dal commissariamento entro il 2012 facendo sistema è uno degli obiettivi del vicepresidente della giunta regionale Luciano Ciocchetti, obiettivo di cui ha ampiamente parlato durante il convegno organizzato al Sanit da Confcooperative dal tema coordinamento, continuità e centralità, le 3C della cooperazione, nel quale ha sottolineato quanto sia importante svuotare i pronto soccorso creando ad esempio degli ambulatori dove i medici di base possano visitare i codici bianchi. Dito puntato ancora verso l'eccessiva ospedalizzazione che non ha permesso lo sviluppo della sanità del territorio. Gli ospedali che si chiudono sono ospedali che non possono più essere, per i dati del Ministero della Salute, essere ospedali. Sono strutture ospedaliere che devono essere chiuse già da 10 anni, non sono mai state chiuse. Non saranno chiuse ma saranno riconvertite. A Rocca Priore abbiamo aperto un centro per Alzheimer. Servono servizi che non esistono in questa regione e noi li stiamo mettendo in campo. La sanità deve essere riorganizzata sul territorio, non solo gli ospedali, perché noi abbiamo questa cultura in cui per qualsiasi cosa dobbiamo rivolgerci all'ospedale, invece gli ospedali bisogna andarci per le attività complesse, per le patologie gravi, mentre tutta una serie di attività devono trovare risposta per i cittadini sul territorio. Questo è lo sforzo che stiamo facendo. Il Ministero dell'Economia ha ammonito pesantemente Renata Polverini per aver chiesto ai direttori generali di prorogare i contratti dei precari fino al 31 dicembre. Beh, questa è la situazione, noi abbiamo questo problema di uscire al più presto dal commissariamento e quindi recuperare la nostra autonomia nella organizzazione della sanità. Io credo che Renata Polverini abbia fatto benissimo assumendosi la responsabilità di far prorogare i contratti, perché sennò avremmo chiuso gli ospedali e nonostante questo siamo in difficoltà, perché abbiamo soltanto la possibilità di fare, spero nei prossimi mesi, il 10% del turnover, cioè di poter immettere il 10% delle persone che sono andate in pensione, e tutti protestano ma non sanno che queste cose sono obblighi di legge che ci vengono dal governo nazionale, non è una scelta della regione e credo che forse dovrebbero tutti iniziare a comprenderlo, ma insomma fanno finta di non capirlo, che la colpa è tutta del governo nazionale. Qui c'è un governo nazionale a trazione leghista contro il Lazio, contro Roma, e che ci sta mettendo in grande difficoltà sulla sanità. Questo è il punto e credo che invece di dividerci nel Lazio dovremmo unirci tutti quanti per difendere i nostri interessi, le nostre specificità, le nostre opportunità. Durante la tavola rotonda varie le criticità emerse per quanto riguarda la parcellizzazione delle prestazioni, l'assenza di integrazione tra i diversi erogatori, la mancanza di continuità tra gli ospedali e il territorio e la carenza di strumenti per il governo clinico dell'assistenza primaria. Scopo del convegno, come sottolineato dal presidente di Federazione Sanità Confcooperative Giuseppe Milanesi, quello di presentare ai cittadini e alle istituzioni la proposta di Federazione Sanità, la rete di cooperative che sta sperimentando in diverse regioni dell'Italia un nuovo modello volto a rendere sempre più efficiente ed efficace il sistema sanitario nazionale, preservandone la gratuità per i cittadini. All'incontro ha partecipato anche il segretario dei medici di base della Regione Lazio, Pierluigi Bartoletti. Fare sistema per dare una svolta alla sanità del Lazio, in che modo possono intervenire i medici di base? Beh, lo stiamo già facendo, nel senso che noi stiamo lavorando per riuscire, diciamo così, oltre a sopportare il peso di tutti i servizi di questa regione, della lista d'attesa, all'accesso alle prestazioni sempre più difficili, diamo soluzioni che sono le soluzioni di prossimità, quelle più semplici, vicino a casa al cittadino, e per problemi più banali di salute. Spesso oggi questo è un sistema che garantisce trapianti d'organo anche importanti e operazioni complicate, non garantisce più prestazioni molto più semplici che però sono alla portata di tutti e servono a molte persone. Si è tornato a parlare dei codici bianchi presso gli ambulatori, ma secondo lei un medico di base è pronto a questo compito? Un medico di famiglia o di base è sempre medico e poi tutto il resto, quindi è chiaro che è pronto. Quello che manca è tutta la struttura organizzativa che serve in queste strutture che devono essere aperte 12 ore al giorno, tutti i giorni. Quindi quello che manca non è la professionalità del singolo medico, ma la capacità organizzativa del singolo medico insieme agli altri di poter offrire un servizio che è sicuramente più complesso rispetto a quello che offre oggi e che va fatto però a livello di quartiere, perché non possiamo, diciamo così, impiegare troppe risorse e aprire troppi ambulatori H12, se no diventerebbe anche questo che è uno spreco.